Siamo con Dario Della Rocca, presidente del Comitato Cittadini Attivi Montoro, a proposito dell'annoso problema che imperversa la città di Montoro, il lago vicino Sarnese, la Valle dell'Irno, quello che è il inquinare la Solofrane, che è un affluente del Sarno. Dario, in effetti c'è stato un evento un po' particolare. Nella rete civica, la Fognaria, è fuoriuscito proprio qui a pochi metri, è uscita fuori della schiuma chiaramente nociva. Che cosa ci dici in tal senso? Allora, quello che è successo qualche settimana fa, proprio appunto qua dove ci troviamo, la frazione San Pietro di Montoro, dal tombino adiacente la chiesa è fuoriuscita della schiuma, che presumibilmente è un forse un detergente che proviene da prodotti dell'industria conciaria. Questo è però un qualcosa che chi sta indagando deve comunque farci sapere. Noi facciamo solo delle presupposizioni, ma ed è evidente che ai cittadini è un qualcosa che non sta più bene. Oltre al fatto della schiuma dai tombini, la settimana successiva abbiamo visto delle acque nere scendere da un collettore a fianco al ponte dove scorre il torrente Solofrana, e da lì si è evinto che la fuoriuscita da un condotto di acque nere, acque reflue. Bisogna intervenire, la cittadinanza è stufa di questi eventi, perché come sappiamo il territorio è già martoriato da notevoli e grosse patologie tumorali, e le preoccupazioni salgono all'impazzata, e quindi noi chiediamo alle istituzioni che facciano il proprio corso affinché individuino tutte queste nefandezze e colpiscono una volta per tutte i responsabili. Un'ultima cosa, in riferimento a questo argomento gravissimo per tutti i cittadini, ma soprattutto per i nostri figli, volevo chiederti: il Comitato Cittadini Attivi Montoro si è anche adoperato, mi pare, per una querela o qualcosa del genere, giusto? Sì, abbiamo fatto ad agosto un esposto alla Procura della Repubblica di Avellino, e adesso stiamo facendo delle integrazioni appunto per portare altre problematiche, altri eventi che si sono succeduti all'esposto, come dicevamo prima, del fatto del tombino e anche delle emissioni di acque reflue nel torrente. Ci stiamo battendo perché lo facciamo un po' perché l'ambiente è di tutti, non siamo contro l'industria conciaria, non siamo contro il popolo solofrano, anzi sono qui a dire che bisogna mettersi insieme, associazioni industriali, amministrazioni, per cercare di risolvere questa problematica che ormai è da tanto tempo che si ripete sul nostro territorio. Quindi chiedo la massima collaborazione da ambo le parti. Ok, grazie a Dario Della Rocca, del presidente del Comitato Cittadini Attivi Montoro. Mario Stanzione, da Montoro, è tutto, a voi studio.